Questa mattina voi del team Go Eleven avete presentato la nuova moto, una Ducati V4 RS. Quali sono le vostre sensazioni? Le mie sensazioni sono molto, molto buone, molto positive. Innanzitutto sono contento di essere qua, essere qua in presenza con i nostri ospiti. Dopo quello che 2 anni abbiamo trascorsi, e avere ancora un contatto umano è una cosa bellissima, è una delle cose molto importanti per me. Bello essere qui a Cherasco, in questa location bellissima, dove nasce un po' il Team Go Eleven. E abbiamo già fatto in realtà una sessione di test in Portogallo a Portimão con Otto, due giorni molto positivi, molto importanti, dove abbiamo lavorato tanto sulla moto, sull'ergonomia della moto, e ci siamo conosciuti insieme al pilota, ai tecnici, e abbiamo posto, diciamo, le basi per iniziare il nostro lavoro in ottica degli obiettivi del 2022. Ecco, il nuovo pilota, Philipp Oetl, due anni sarà con voi. Come è nato questo connubio, come è nata questa collaborazione? Sì, Philipp sarà con noi per i prossimi 2 anni, noi ne siamo molto contenti perché è un ragazzo molto giovane, e lo seguivo io, come seguiva Ramello, come tutti noi, ecco, perché abbiamo un interesse particolare verso i giovani in generale, e nel panorama di tutti i giovani che in questo momento sono potenzialmente, diciamo, pronti per il mondiale Superbike, per fare il salto di categoria, perché ricordiamo che siamo di fronte a un cambio generazionale dal mio punto di vista nel mondiale Superbike, quindi largo ai piloti giovani. Diciamo che l'abbiamo visto che ha fatto ottimi risultati nella sua storia, una storia, sebbene abbia solo 25 anni, ha una grande storia sportiva dietro, perché tanto ha corso anche in Moto3, ha vinto una gara, ha corso in Moto2, ha fatto 2 anni in Supersport, ha ottenuto ottimi risultati, vinci podi, terzo nel mondiale, quindi diciamo che si è meritato ampiamente questo posto con questa Ducati nel mondiale Superbike, e questa opportunità, ecco, di far vedere quanto vale e di crescere. E di crescere, diciamo, ancora. Per me era importante appunto fare 2 anni di contratto, perché il più giovane è all'esordio del mondiale Superbike, quindi ci vuole un percorso, un metodo di lavoro, in modo che si cresca insieme fino ad arrivare a ottenere dei risultati stabili, diciamo, non solo a spot. Parlando di risultati, quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? In questo momento non ci poniamo degli obiettivi per dire dobbiamo fare, perché è un esordio, no? Quindi quello che conta, quello che è il nostro obiettivo, è migliorarsi gara dopo gara. Questo è quello che conta. Poi ovviamente il primo target, diciamo, sarà riuscire ad arrivare in top 10. Dopo la top 10 sarà la top 5, e poi dopo si inizierà a lavorare su altre ottiche. Ecco, però ci poniamo dei target, ma non ci poniamo dei limiti temporali per riuscire a raggiungerli. Ecco, ad aprile, prima gara ad Aragon, come vi presenterete? Ci presenteremo, come sempre, diciamo, al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo un bel programma di test prima della prima gara, perché abbiamo fatto 2 giorni a Portimão, come dicevo, abbiamo 2 giorni a Misano, avremo altri 2 giorni a Barcellona, altri 2 giorni ancora ad Aragon, quindi un bel programma di test in preparazione appunto della prima gara, quindi cercheremo di arrivare il più pronti possibili all'esordio del campionato. Ecco, per chiudere, ricordiamo, voi siete un team privato, come vivete la competizione con le altre squadre magari più strutturate? Sì, noi siamo un team privato, quindi gli sforzi sono molti da parte nostra, non abbiamo una casa costruttrice alle spalle che finanzia, diciamo, il progetto, ci dà una mano a livello tecnico, ci garantiscono tutta la parte tecnica ufficiale, cioè al massimo dello sviluppo possibile, ecco. Quindi abbiamo sempre una moto molto competitiva, molto aggiornata e uguale a quella degli ufficiali, questo è quello che si garantisce la casa madre, il mezzo competitivo, ecco. E comunque è una sfida nella sfida, perché, no? È un po' come la classica il Davide contro Golia, no? Il piccolo contro il grosso, quindi è una motivazione ancora in più aggiunta per riuscire a far bene, a venire fuori, a dimostrare quanto uno può valere.